Si avvicina sempre di più lo scioglimento della giunta della Regione Lazio, dopo che il caos fondi PDL è arrivato a Palazzo Chigi, che ha stigmatizzato l'accaduto come inaccettabile, proseguono i conti sui numeri dei consiglieri pronti a rassegnare le dimissioni, sposando l'iniziativa del gruppo consiliare del Partito Democratico, che sta tentando in questo modo di dare la spallata ad una presidenza irrimediabilmente compromessa. Ma io non lo volevo fare il capogruppo, lo vogliamo dire No, ma stasera non che io lasci dovevo fare nessuno di l'assessore voi. all'agricoltura perché non Bene, hanno qualche amico non è stato capace di presentare la lista, mi hanno sbattuto d'accordo, a fare il capogruppo di sto bambini facendo che non hanno appello. Sto nessuna facendo avversità con la politica. appello. La maggioranza del Consiglio regionale si è schierata a sostegno della Polverini, giudicando infantile l'atteggiamento della minoranza, ma anche all'interno del PDL arrivano richieste di passi indietro. Credo che ci voglia un azzeramento totale all'interno del centrodestra. Non possiamo continuare a vivere di espedienti. Dobbiamo porci un problema serio di come rappresentare questi valori senza fare sconto a nessuno. PD insieme a DV e SEL hanno lanciato una fiaccolata per chiedere le dimissioni dell'ex sindacalista e una riscossa morale per la regione. Ma adesso tocca all'UDC il ruolo di ago della bilancia sul futuro politico e istituzionale della Giunta del Lazio. Domani l'ufficio politico dei centristi si riunirà per assumere una decisione definitiva sulla situazione politica. Nessun commento invece alla fine dell'incontro che si è svolto a Montecitorio tra il segretario PDL Angelino Alfano e la governatrice Polverini. Unica certezza nel balletto del lascia o non lascia è che mercoledì l'opposizione ha presentato un ordine del giorno per il Consiglio regionale, mozione di sfiducia.